Ciao a tutti nerdazzi da parte di Coridan. Partiamo oggi con questo quarto episodio di Alan Wake American Nightmare, il long play che farò la serie di svariati episodi che vi farà vedere tutto il gioco dall'inizio alla fine. Siamo al quarto episodio e finalmente siamo arrivati in macchina fino all'osservatorio, partendo dal motel. Vediamo cosa ci aspetta. Più cancellina. Qui intravedo già... A parte... Oh! Ah, il poltergeist, la macchia nera, la metà nera. Allora, già visto che c'è una pagina, Sì, mi piacerebbe ascoltare la radio, però sto facendo dei gameplay commentati, quindi non è che ci posso perdere la giornata. Come la riascolterò, Tanto se ho finito 4 volte il primo, insomma posso finire anche 4 volte il secondo, voglio dire. Approfondisco bene la materia io. Vediamo che dice la pagina, Allora, successo. Il mio primo amore come narratore fu il crimine, così la mia opera prima fu un romanzo giallo che aveva per protagonista l'eterno infelice Alex Casey, la cui vita era come una ferita sempre aperta. Il libro scompariva letteralmente dagli scaffali delle librerie. Scrissi altri 5 romanzi di Alex Casey, tutti bestseller. Divenni ricco, divenni famoso, ma il successo mi mise sotto pressione e non riuscì a gestirla troppo bene. Come nel primo, quando c'ha il classico blocco dello scrittore che non riuscì più a scrivere manco una pagina. Non sono Alan Wake, come detto forse nel primo episodio, anch'io ho scritto un romanzo horror basato sugli zombie. So niente, sei chiaro, sono un cretino che ha scritto un libro. Però vi assicuro che quando prende il blocco dello scrittore, quella settimana, quel mese maledetto, che non riesce a mettere due parole in croce, non ce la fai, è inutile. Cioè, ti puoi sforzare, ci puoi stare tutto il giorno, scrivi una pagina, hai scritto 3 merdate, è un casino. Quando prende, è meglio lasciare stare, fa passare un po' di tempo e poi riprenderla dopo. Ti capisco, Al. Vediamo un po' cosa ci aspetta in questo osservatorio, Ma te lo so già che... Ci saranno quelle cose con tante zampe che dicevano nella pagina della nota. Ale. Ma fa? Boia? Che agilità, Al pompiere! Che è Village People? Manca l'indiano! Dai, dai, stronzetti! Una a casa. Quando le tira più l'accetta come nel primo. Cioè mi sembra forse un pochino più... Pazzo! Più semplicistico questo. Oddio! Cioè, scompare? Cioè, l'ho illuminato e invece di morire, cioè, nel senso di diventare vulnerabile, è proprio scomparso. Minchia, cazzo, di tutto ciò. Più che altro vedo tante, tante munizioni in giro, molto. Nell'uno dovevi veramente tenere i proiettili cari, qui sembra di no. Porto con me torce e pistola, da così tanto tempo che mi sento nudo se non le ho portate di mano. Ne ho bisogno fin troppo spesso. L'oscurità protegge i posseduti. Le ombre strisciano sulle loro sagome come creature viventi, proteggendoli. Colpi che ferirebbero, ucciderebbero un essere umano ma non gli fanno alcun male. Finché l'oscurità persiste. Ma la luce le rende vulnerabili. La luce scaccia le ombre. L'oscurità che le anima rimane dentro di loro, ma sono comunque vulnerabili. Torce e pistola, a volte, penso che siano tutto ciò che mi resta. Andiamo, boh, cosa c'ho? C'è un armamentario, c'ho i bengala, la bomba, il razzo di segnalazione, il fucile a pompa. Cioè, posso andare a fare la guerra. The American Nightmare di One Alan Wake Vietnam, il prossimo sarà. C'è qualcosa sotto la macchina? Bello, proprio il pick-up americano con le corna, guarda, proprio dal ranchero. Bello, Dio buono, che bestioni. C'hanno dei bestioni, faranno 2 litri, ma... Anche le macchine nostre della Fiat. Furgoncino, Vider, Bartolini, stinto. Ah, ecco, questo sì, bengala, nel momento giusto ti salva il culo. C'è un'altra pace, ma che cazzo è? Quante ce n'è?
Però tu come sono messi gli oggetti mi fa pensare che forse sarà un po' più compatto e breve questo gioco. Non so se vi dà la stessa impressione. Sicuramente non durerà come il primo, e già il primo dura poco. I ragni, ecco. I ragni non sono propriamente opera del nemico, ma piuttosto un effetto collaterale. Una parte della fauna secondaria del luogo buio che è riuscita a scivolare attraverso l'apertura creatasi al mio arrivo. Più che insetti, un'idea che ha assunto la forma di un insetto. Non sono per questo meno pericolosi, ma almeno un po' più facile eliminarli. Non sono protetti dall'oscurità come posseduti, quindi possono essere direttamente distrutti con la luce o coi proiettili. Meno male, questa cosa qui mi rincuora abbastanza. Andiamo, vai, entriamo nell'osservatorio. C'è qualcuno? Hello? Sì? Buongiorno. Wait a moment, sì, sono Peppino. E potrebbe aprire, signora, che cortesemente ci ho dietro due testimoni di Geova, mi sembrano anche particolarmente incazzati. Va bene, volete farli stronzi? Io piglio il fucile a pompa. Vai, a casa. A casa. Sì? A casa. Te ne arrivano, un casino, ma io non ho problemi, c'è anche lo sceriffo. Ah, qui tra l'altro la torcia si ricarica da sola? Vedo che mi fanno mica le batterie e si ricarica velocissimo. Molto più semplice rispetto al primo, eh. No. Ti sparo. Mio sosia. Ascolta, puttana, o apri o lo butto giù qui. Ci tiro di buono il fucile a pompa, ci tiro, eh. Merda. Ah, hai visto? Ecco, vedi. E vedrai. Ti sei calata, eh. Dio Cristo, sempre le cattive, ma è mai possibile? Awake. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. È bello? Si diverte, si beve? C'è potta? Fun, you know? Sì, va bene. Andiamo avanti. Mappa che dice? Benvenuti. Osservatorio nazionale. Qui, cartucci. Una bomba. Cioè, guarda quella tanta roba, ciò, ma guarda! Just a moment, I'll send the lift down to you. Cioè, sembra di già painkiller. Il che? Raccogli munizioni per lanciarazzi. Queste. Tra l'altro ce n'ho due. Quindi proprio nel caso estremo. Poi, guarda, munizioni infinite, ma non finisca mai! Cioè, strapieno sto gioco. Parla con la dottoressa Meadows. Meadows. Dov'è? Dottoressa? Forse, ma devo andare su. Ci ho capito una minchia. Ah, da giù ci sono venuto. Oh, per forza, devo andare su. Ah, c'è l'ascensore. Ah, sì, cercavo il coso, il pulsante, per farla solista, troiaio maledetto. Dottoressa Meadows? Guarda lì, ma che rossa! Che cosa è venuto a fare? Un messo in campanino, uno sciottino? No, veramente il nostro satellite l'ha buttato giù una macumba. E cosa vuoi che te lo pago io? Come topper Harley in Hot Shot un po' al mese? No. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. Night Springs, la serie televisiva. Bellissima. Sta a vedere che tutte le cose che sono viste in Night Spring diventano vere qui, eh. Ecco, un gioco di Alan Wake ambientato proprio a Night Springs, vari episodi della serie televisiva, sarebbe una figata. Diventato come? I'm sorry.
I'm not sure I want to talk about it. Non ne parlavi, se la voglia, Ciccia. I have to ask, do you always wear that? E com'è vestita? Da ricercatrice? Dottoressa? Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I didn't know. Dai, Potta Rossa, quanto parli? He was supposed to bring some food, but he never showed up. Tell me about the event. Sì, ah, mamma mia, quanti discorsi. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction. Rifrazione atmosferica. Che esiste? Dopo guardo su Google. Did he hurt you? Il signor Graffio. Che traduzione in italiano. But those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated. Una frustrazione. He just started breaking things and left. Boy, spacca tutto e se ne va. Nervoso il tizio. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard. Cerco, appunto. Penso di no, poi sai. Uno stronzo in più, uno stronzo in meno di questi tempi, però. Da bello il telescopio. C'ho tutti gli esempi, no? Di riferimento a film. Ve lo ricordate Howard, il papero, quello che veniva dallo spazio? Guarda, guarda. Sembra quel coso, quel telescopio, quel cannocchiale con cui lo trascinano via da casa e poi ce lo rispediscono. No, no, che però no, non ce lo rispediscono, rimane poi sulla Terra. Però sembra. Good luck. And try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. Prendi la matrice di sensori. Oh dear, that's more callous than I intended. Be safe. Sì, vedi che tutti i personaggi dei videogiochi di Alan Wake siano sempre. Oh, sempre da sola, siano sempre una banda di cretini. Andiamo. Cur. Ma cur. Oh! C'aveva la chiave? O no? This must be your car. È solo la macchina. Poi che pena di ragnatele. Oddio, è pena di ragnatele, mi ricorda qualcosa. Oh! Allora, questi non vanno illuminati, Bene. Maledetti ragnetti schifosi. E uno via. E due via. E tre via. Quattro. Quindi è inutile che ci tiro la bomba quella. La flashbang lì, che cazzo è? Non penso li faccia male. Infatti da. Cioè, l'ho già uccisi. Comunque, abbiamo trovato l'oggetto. Lo stiamo per riportare alla dottoressa. Ma anche questo episodio finisce qui. Non è peraltro che Corridan ve lo fa per essere bastardone che ve li taglia nel momento più bello. Solo che Corridan, non avendo la fibra ottica, c'ho un mega a malapena in uscita, perché lo sapete, Telecom non dà mai quello che dichiara. Se faccio episodi poi da 20 minuti, 30 minuti, a parte che non me li guarda nessuno, poi mi ci vuole 7 anni a caricarlo. Quindi, questo quarto episodio finisce qui, comunque tanto ne caricherò sempre uno o due al giorno. Quindi non vi preoccupate, la serie andrà avanti e inizieremo il gioco e lo finiremo insieme. Va bene? Ciao a tutti nerdazzi! Viva il metal! Viva Burzum, prima di tutti, però viva il metal!